dispiace, Lara. Non dovevo trascinarti in tutto questo. Tuo padre, l'ultima volta che ci siamo visti, gli ho promesso di badare a te, di tenerti lontana dai guai. Invece che ho fatto? L'esatto contrario. Ora sei tu a badare a me. Sei identica a tuo padre, lo sai. Non ho mai conosciuto nessuno più intelligente, saggio e forte di lui. Non si arrendeva mai, nemmeno di fronte all'impossibile. Sono in pensiero per te, ma se c'è qualcuno in grado di sopravvivere a questo posto, quella è Lara Croft. Qualunque cosa accada, sappi che io ti voglio bene come la figlia che non ho mai avuto. Sono fiero di te, Lara. Allora? Niente. Cerchiamo. Allora? Quassù non troveremo nessuno. Allora?
Buck. Guerrieri della Guardia Tonante, siamo all'alba di una nuova era. La flotta nemica che veleggia verso le nostre coste sarà l'ultima a minacciare la nostra adorata Yamatai. La furia della grande Regina del Sole desterà una terribile tempesta e cavalcheremo i venti per abbatterci sulle loro navi. Ma non ci basterà emergere vincitori. La nuova era avrà inizio solo quando la luce della nostra Regina abbaglierà tutte le terre oltreoceano. Mentre Yamatai si crogiolerà al calore della sua grazia, i nostri nemici ne saranno ustionati. Thank you.
L'ho persa! Prendiamo lezioni! Dov'è finito?
senti, Lara? Alex, sto cercando di raggiungervi, ma... Ora siamo alla spiaggia. La barca è in pessimo stato. Senza gli attrezzi giusti possiamo scordarci di rimetterla in sesto. Qui abbiamo bisogno del tuo aiuto. Fate il possibile. Io arrivo. Fa attenzione, Lara. Alex ha detto che stai scendendo qua giù. Arrivo subito. Sam, devo dirti una cosa. Che c'è? So come scappare dall'isola, però devo tornare al monastero. Sei sicura? Sì. Per ora non dire niente agli altri. Aiuterò Reyes a sistemare quella barca, ma poi salterò per l'entroterra. Lara, forse non... Sam, devi fidarti di me. Ok, stai attenta. Troppo tranquillo. Oh!
dubito che gli altri siano scesi così.